Il primo avvistamento di cui si abbia notizia riguardo il così chiamato uomo gufo avvenne nel villaggio di Monen, in Cornovaglia. È il 17 aprile 1976, quando Don Melling, sua moglie Meg e le due figlie June e Vicky, rispettivamente di 12 e 9 anni, arrivano nel piccolo villaggio che li conquista all'istante per l'atmosfera tranquilla e i bei panorami. Decidono di parcheggiare l'auto nei pressi della chiesetta di St. Monan e St. Stephen e di fare un picnic. Gli adulti cominciano a stendere una coperta e a tirare fuori le varie cibarie che costituiranno il pranzo al sacco. Le bimbe, invece, partono subito all'avventura per esplorare la chiesa e l'adiacente cimitero. Qualche minuto dopo, un urlo esplode nella campagna silenziosa. Madre e padre alzano di scatto gli occhi e vedono June e Vicky che corrono a rotta di collo verso di loro. Hanno sul viso un'espressione di assoluto terrore. Pregano i genitori di portarle lontano da lì e solo eseguendo il loro desiderio si riesce a calmarle e a farsi spiegare cosa è successo. Raccontano che mentre stavano inseguendosi scherzosamente tra le lapidi del Camposanto, hanno sentito un suono particolare, come un ronzio, prima che un'apparizione spaventosa si palesasse ai loro occhi. Un essere alato si librava nell'aria sopra il campanile a forma di torre. L'incrocio tra un uomo alto e robusto e un volatile. Don e Meg non sanno cosa pensare, ma vedere le figlie così sconvolte li convince che devono effettivamente aver visto qualcosa di mostruoso. È necessario avvisare chi di dovere al villaggio nel caso si trattasse di una creatura pericolosa. Incappano nella Pennin Steam Fair, che ospita ogni sorta di macchine a vapore e personaggi bizzarri come Tony Shields, scrittore, mago illusionista e cacciatore di fantasmi. A Don viene detto che Tony è sospettato di aver giocato alcuni scherzi alla popolazione locale negli ultimi tempi che hanno fatto gridare più volte invano al fenomeno paranormale. Don affronta di petto Tony accusandolo di aver spaventato a morte le figlie travestito da gufo umano, senza chiedersi che metodo abbia utilizzato per rimanere sospeso in aria sopra la chiesa. Tony è solito fare mea culpa quando scoperto, ma in quel caso sembra sorpreso e si dichiara innocente. Chiede di parlare con le bambine per avere una migliore descrizione di cosa hanno visto, ma Don rifiuta, ancora convinto che l'uomo sia un disgraziato che si diverte a terrorizzare le persone. Si limita a consegnargli un disegno fatto da June. Tony scrive subito un articolo che viene pubblicato sulla rivista 14 Times, dedicata al mondo del paranormale e al bizzarro in generale, assieme al ritratto dell'uomo gufo, come viene subito battezzato. L'articolo contiene la testimonianza di un secondo avvistamento della creatura, avvenuto a pochi mesi di distanza dal primo, sempre nelle campagne di Monan e sempre nei pressi della chiesa. Sally Chapman e Barbara Perry, entrambe 14enni, la avvistano quando hanno appena finito di montare la tenda dove dormiranno. Sta calando la notte e non ci sono lampioni a illuminare i dintorni, ma c'è abbastanza luce per permettere loro di vedere qualcuno che le osserva a circa 20 metri di distanza. Qualcuno o qualcosa. La figura è alta quanto un uomo, ha le orecchie a punta, due occhi che brillano e artigli lunghi e affilati lì dove dovrebbero esserci le mani. Nel momento in cui si accorge di essere stata vista, la creatura spalanca delle ali enormi, si alza in volo tra gli alberi e scompare. Ulteriori avvistamenti si susseguono ogni anno dal 1976 al 1995, anche se non tutti possono considerarsi come credibili. Nel tempo, l'uomo gufo diventa per il villaggio di Monan ciò che Nessie è per il Loch Ness, una creatura leggendaria che forse esiste e forse no. Tra le varie testimonianze troviamo quella di una coppia di adolescenti in vacanza in quella zona nell'estate del 1988. I due giovani stavano passeggiando di sera poco lontano dalla chiesa quando videro un'ombra appollaiata sul ramo di un albero a 4 metri d'altezza. L'essere si alzò in piedi e li fissò. Il corpo era quello di un uomo alto circa 1,80 m, ma a testa, mani e piedi sembravano quelli di un rapace. A un tratto spalancò le ali e planò sul terreno.
I ragazzi, fino a quel momento rimasti paralizzati dalla paura, scapparono senza voltarsi indietro. Nel 1995, sul giornale Western Morning News, appare il racconto di un turista americano che descrive un incontro simile, sempre vicino alla chiesa. Secondo lui, la creatura era alta almeno 1,5 metri, aveva enormi artigli e 2 gigantesche ali. La sua lettera, indirizzata all'allora redattore del giornale Simon Parker, comincia così. «Egregio Signore, sono uno studente di biologia marina al Field Museum di Chicago, giunto all'ultimo giorno di una vacanza estiva in Inghilterra. La scorsa domenica sera ho avuto un'esperienza unica e spaventosa nella zona boscosa vicino alla vecchia chiesa di Monan, in Cornovaglia. Ho sperimentato quella che posso solo descrivere come una visione dall'inferno. Erano 9:15 più o meno. Stavo camminando lungo uno stretto sentiero tra gli alberi. Mi sono fermato quando circa 30 metri più avanti ho visto un essere mostruoso. Aveva le dimensioni di un uomo con una faccia orribile, una bocca larga, occhi luminosi e orecchie a punta. Aveva enormi ali artigliate ed era ricoperto di piume di color grigio argento. La cosa aveva lunghe zampe di rapace che terminavano in grandi artigli neri. Mi vide e si alzò, fluttuando verso di me. Ho solo urlato, poi mi sono girato e sono corso per salvarmi la vita. L'intera esperienza è stata totalmente irrazionale e onirica. Gli amici mi dicono che ci sono stati vari avvistamenti di una creatura chiamata Uomo Gufo in quella zona. Ora so perché. Io stesso l'ho vista. Per favore non pubblicate il mio vero nome e indirizzo. Questo potrebbe influire negativamente sulla mia carriera. Adesso mi ritrovo a dover rivedere completamente la mia visione del mondo. Firmato Simon Parker, un sinceramente spaventato testimone oculare. Nel libro di Peter McHugh, intitolato Britain's Paranormal Forest, Encounters in the Woods, dedicato agli strani incontri registrati nelle foreste della Gran Bretagna, appare la testimonianza di Barbara Fennell, responsabile di un gruppo di investigatori del paranormale con quartier generale a Londra. Una certa Kate si rivolse a Barbara raccontandole ciò che aveva visto con la sua amica Anne una sera di maggio del 1978, lungo la strada che passa accanto alla chiesa di Monan. Le due ragazze avevano visto quello che sembrava un essere umano con le ali. Così Kate descriveva quel momento. «Ho visto un'enorme creatura simile a un uomo che iniziava a volare verso una fattoria poco distante. Credo che fosse lungo circa 1,5 metri e aveva un becco appuntito e occhi enormi. Non erano rossi o altro, ma ci stavano guardando. Ecco il punto, però. Aveva caratteristiche umane, come la bocca, ma con un becco dove avrebbe dovuto esserci il naso. Le ali erano la parte più spaventosa. Formavano un gigantesco mantello piumato e si muovevano all'unisono. Sembravano a malapena separarsi, come fanno le ali di un volatile. Fino ad oggi non ho mai visto nulla di così bizzarro». Kate e Anne si tuffarono in una siepe per cercare riparo, convinte che se non l'avessero fatto, la creatura le avrebbe attaccate. Sentivano il battito d'ali e sapevano che l'essere stava volteggiando sopra di loro, fissando la siepe. Poi si allontanò verso il bosco. Le due ragazze erano state prese per pazze e più di qualcuno le aveva derise per essersi fatte spaventare da un gufo particolarmente grande. Ma Kate era irremovibile ed era pronta a giurare che non si trattava di un rapace notturno. La lunghezza del corpo di un gufo va dai 60 ai 75 centimetri, con un'apertura alare anche di 2 metri. Interessante notare che, secondo Kate, il corpo della creatura era lungo 1,5 metri, mentre in altri avvistamenti si parla di 1,80 metri. Sono misure comunque ben al di sopra della media della specie. Quindi, che cosa dobbiamo pensare? All'immaginazione iperattiva dei testimoni che tra le ombre della notte ha dato vita a una creatura da incubo? C'è di mezzo la superstizione che considera i gufi messaggeri di sventura?
Sono animali affascinanti, ma anche inquietanti per il verso cupo che emettono e la capacità di ruotare la testa a 270 gradi per potersi guardare intorno senza muovere gli enormi occhi. Gli avvistamenti hanno molto in comune, tutti avvenuti nell'area di Monan, nei paraggi della chiesa, la maggior parte con protagonisti dei bambini o degli adolescenti, quindi soggetti molto influenzabili. Si potrebbe ribattere che è pur sempre difficile scambiare un rapace per un uomo con le ali, e se accade è perché l'animale in questione ha dimensioni che spiazzano. Considerando l'ipotesi del gufo, c'è da dire che non è loro abitudine attaccare gli esseri umani, ma se devono difendere la prole possono diventare aggressivi o quantomeno sfoggiare la notevole apertura alare per intimidire eventuali nemici. Se ci fosse stato un nido nei pressi della chiesa, ecco che qualsiasi umano sarebbe stato considerato una minaccia. C'è chi ha associato i gufi agli alieni quando un video è diventato virale nel 2017. Mostrava due creature bianche allampanate dai grandi occhi neri, in piedi sulle lunghe zampe e immobili nell'angolo di un sottotetto. In breve tempo il, tra virgolette, video degli alieni divenne il video dei cuccioli di gufo, nati su per giù da 2-3 settimane. Troppo giovani per presentare un piumaggio completo, apparivano nudi. Il fatto che sembrassero in piedi dipendeva dallo spavento che li aveva fatti rizzare sulle zampe. Niente alieni, dunque, solo un paio di gufetti terrorizzati. Però c'è un però che ci obbliga a rimanere sulla strada che associa i gufi agli alieni. Secondo il ricercatore svedese di UFO Håkan Blomqvist, ci sono cose interessanti al riguardo negli archivi AFU che raccolgono materiale sugli UFO ed altre anomalie. Un primo caso ci porta all'estate del 1980, quando Ingvar Oscar Johansson era in auto, in viaggio nei pressi di una cittadina della Svezia. All'improvviso fu abbagliato da una potente luce blu e un gufo atterrò sul parabrezza. Un altro episodio vede due uomini che nell'estate del 1966 stavano attraversando la contea di Dalarna, sempre in Svezia, quando si imbatterono in un gufo seduto su un palo in un'area di sosta. Non fu quello che li sconvolse, ma il grande velivolo color argento che si librava proprio sopra il gufo, a 150 metri d'altezza. Il fatto che l'animale non sembrasse affatto disturbato era rimasto impresso nella loro memoria. Lo scrittore Mike Cleland, nel suo libro The Messengers, sostiene che esista veramente una strana connessione tra i gufi e gli incontri con esseri provenienti da altri mondi. Intrigante il caso di Ron Johnson, che vide la veranda della propria casa invasa da gufi che, appollaiati in vari punti, ne seguivano l'uscita da casa la mattina e il rientro la sera. Finché una notte Ron si svegliò di colpo e uscì all'esterno, sicuro che ci fosse qualcuno sul vialetto. Qualcuno c'era, ma non era un uomo. L'essere dalle sembianze di gufo era alto circa 1,20 m, e non fece nulla di più che rimanere lì a fissare Ron per un lungo momento, per poi involarsi nella notte. Questo è solo uno dei vari casi riportati nel libro di Cleland. Le spiegazioni che propone l'autore sono molte. I gufi potrebbero essere utilizzati come strumenti da entità aliene incorporee per entrare in contatto con gli umani o semplicemente per tenerli d'occhio. Queste entità sarebbero in grado di pilotare, tra virgolette, gli animali per un certo lasso di tempo, sorvolando comodamente l'area da ispezionare. Un'altra spiegazione vedrebbe gli alieni trasformarsi fisicamente in gufi per mimetizzarsi con l'ambiente. Una terza spiegazione riguarda i rapimenti alieni e il modo in cui gli extraterrestri sarebbero in grado di plasmare la mente dei rapiti, mescolando i ricordi circa l'aspetto dei rapitori con immagini più banali di vari animali. Dietro il falso ricordo di un gufo ci sarebbero dunque le vere sembianze di un alieno, probabilmente terrificanti, vista la necessità di rimestare nella psiche del rapito per convincerlo di aver visto una specie di rapace con le gambe. Il fenomeno che ne risulta viene chiamato ricordo schermo, che la Treccani definisce come deformazione al tempo stesso difensiva e creativa di esperienze del passato, che ha una fortissima connotazione di verità, seppure sia oggettivamente irrealistica.
Dunque, il nostro uomo gufo sarebbe un alieno che è stato in grado di influenzare la mente dei testimoni, sostituendo l'immagine di se stesso con quella di un gufo, senza riuscire a cancellare del tutto l'esperienza traumatica, sfociata nel ricordo di una bizzarra creatura a metà strada tra un uomo e un gufo. Ipotesi interessante, ma ritenuta improbabile persino dagli studiosi di UFO. Giunti fin qui, vi sarà di sicuro venuto in mente il Mothman, l'uomo falena, che tra il novembre 1966 e il dicembre 1967 portò lo scompiglio nella placida cittadina di Point Pleasant in West Virginia. Un umanoide alato con occhi grandi. L'uomo gufo e l'uomo falena si somigliano in modo sinistro, non c'è dubbio. Invece di spazzare il criptide sotto il tappeto come è stato fatto in Cornovaglia, a Point Pleasant lo si è trasformato in un'attrazione turistica. L'uomo falena ha infatti la sua statua, il suo museo e il suo festival annuale. Per gli scettici, l'uomo falena non è nient'altro che un allocco barrato, un altro rapace notturno. Caratteristica dei suoi occhi è quella di brillare di rosso se colpiti da una fonte di luce nel buio della notte. Questo per via del tapetum lucidum, tipico di questa specie. Il tapetum lucidum è, in poche parole, uno strato riflettente posto subito dietro la retina che serve ad aumentare la capacità visiva in condizioni di bassa luminosità. È presente, anche se molto sottosviluppato, anche nei nostri occhi e si palesa nelle foto con il flash, quando lo scatto ci fa sembrare emissari di Lucifero dagli occhi scarlatti. Il riflesso può essere bianco, verde oppure, come nel caso dei rapaci notturni, rosso. L'uomo gufo e l'uomo falena hanno però atteggiamenti diversi durante gli incontri con gli esseri umani. L'uomo gufo si limita ad osservare e poi a volare via. L'uomo falena, in alcune occasioni, insegue chi ha avuto la sfortuna di incontrarlo. Torniamo in Cornovaglia e alla chiesetta che, senza che se ne sia mai capito il motivo, ha fatto da sfondo agli avvistamenti. Nel 1996 una donna ha riferito di aver visto una sfera di luce che si librava sopra l'edificio. Nel 2003 due ragazze stavano ascoltando musica nel parcheggio dello stesso a tarda notte. Anche loro videro un globo luminoso nel cielo, poco sopra il tetto della chiesa. L'avvistamento più recente di cui si abbia notizia risale al settembre del 2009. Jessica Wilkins, 12 anni, dice di aver visto l'uomo gufo in quel di Monan. Concludendo, l'uomo gufo, a quanto sembra, è vivo e vegeto, nonostante siano trascorsi decenni dal primo avvistamento. Che sia un criptide, un alieno, un fantasma o la proiezione delle paure inconsce che abitano la psiche umana, è innegabile che ci debba essere un qualche tipo di energia che ogni tanto si palesa agli occhi di chi passeggia tranquillo da quelle parti. Se vi dovesse capitare di visitare il villaggio di Monan e la sua chiesetta, tenete pronto il cellulare o la fotocamera. Potreste essere i primi a poter dimostrare con un'immagine o un video che l'uomo gufo esiste davvero.